strade farà tutto il possibile per fare in modo che le cose restino così. Avete avuto la possibilità di andarvene e avete fatto una scelta. Vi do la mia parola che alla fine di tutto questo riceverete una nota di... Ho già mandato degli uomini. Vaffanculo. Dannati burocrati. Siamo rimasti soli. Possiamo cavarcela, Jim. La situazione? Abbiamo incidenti in ogni punto della città. Cash, dacci un resoconto. Va bene, vediamo. Prima cosa, abbiamo perso i vigili del fuoco della stazione 17. Abbiamo le ultime coordinate, ma non sopravviveranno a lungo se lasciati soli. Poi c'è questo, un caso strano. Ritrovano un corpo. Non c'è stato tempo di indagare prima dell'evacuazione, ma la scientifica sembrava sconvolta. Roba brutta. Ci sono anche stati avvistamenti dell'enigmista intorno allo scalo ferroviario. Conoscendo il tipo, sicuramente trama qualcosa. So che hai da fare, ma qualunque aiuto tu possa dare salverà delle vite. Niente paura. Ho chi cerca lo spaventapasseri. Vedrò che posso fare. Ottimo. Ho mandato degli uomini a Gotham Sud e Ovest. Li raggiungerò quando avrò finito qui. E troveremo quel figlio di puttana. Fernandez, sono Gordon, aggiornami. Ci penserò dopo. Lo spaventapasseri ha la priorità. Buona fortuna là fuori. Ok, una volta perlustrato il porto, voglio che vi congiungiate... Non l'ho mai visto così da vicino. Già, poveraccio. Non riuscirà a darsi pace quando scoprirà cosa ha fatto in quella tavola calda. Perderà di sicuro il distintivo. Ehi, Batman! Lo spaventapasseri ti è sfuggito? Mi hai rotto il polso senza motivo! Ha dei progetti per te, Batman. Per te e tutti i tuoi amici. L'hanno davvero potenziato. I mezzi aerei l'hanno visto diventare un blindato. Bello. Non avviciniamoci. È qui, arretrato. Buonasera, signor Wayne. Spero che l'auto risponda alle sue elevate aspettative. In realtà, Lucius, mi sembra un po' lenta. Immaginavo che avrebbe detto qualcosa del genere. Mi dia un attimo e le attiverò subito il post-bruciatore. Grazie mille, Lucius, per essere rimasto. Vuole ringraziarmi, signor Wayne? Cerchi solo di non schiantarsi fuori strada. Dovrei presto avere qualche altro upgrade. Avanzi di Gotham. Ho un messaggio per tutti voi. Ai vandali che sono rimasti per spolpare la carne ancora calda dalle ossa di Gotham. Dite voi. Siete sotto la mia protezione. Ai codardi che tremano dietro le pareti del commissariato. Non verrete risparmiati. E a Batman, io ho già vinto. Ho svuotato la città con una fiala di tossina e un paio di parole minacciose. La sicurezza offerta da te valeva così poco. E all'arrivo dell'alba, quando Gotham sarà ormai in rovina e io mi concentrerò sul resto del mondo, la leggenda di Batman varrà ancora meno. Identità confermata. Vuoi che venga alla Batcaverna e frughi tra la tua roba?
Sei riuscita a ridurre il composto ai suoi elementi base. Ma lì non c'è nulla che possiamo rintracciare. E se avessimo cercato nel modo sbagliato, anziché cercare la tossina, perché non pensare al processo di produzione? Perché non l'ha notato? La reazione crea un picco di radiazioni. Se scansioni la città per quel tipo di energia, sapremo dove Crane produce la sua tossina. Serviranno alcune ore per posizionare i satelliti. Non abbiamo tempo. Userò l'antenna degli studi cinematografici. Ho parlato con papà. Detesto mentirgli. Se sapesse che sono in città, mi ucciderebbe. Si dà ancora tutte le colpe. Fermeremo Crane. Jim, abbiamo trovato come scoprire dove lavora Crane. Grazie al cielo. Che posso fare? Prepara gli uomini. Appena avremo la posizione te la comunicherò. Va bene. Una volta ho provato il gas dello spaventapasseri. Non voglio rifarlo mai e poi mai. Il generatore è danneggiato. Devo bypassarlo e alimentare l'antenna direttamente. Salve di nuovo, signore. Come posso aiutarla ora? Il verricello elettrico è pronto all'uso? È funzionale al 100%, ma non le prometto nulla se il suo piano è di usare l'auto per scalare le pareti di un palazzo. Mi leggi nel pensiero. È nei miei requisiti professionali, signore. Il Batwing è in arrivo. Pensavi che me ne fossi andato, Batman? Perso nelle acque sotto Arca. Ma sono tornato, come tutti i timori e le paure sommerse e dimenticate. Improvviserò. Serve un punto di ancoraggio per il verricello. Una volta fissato, metta la retromarcia. E faccia attenzione con l'auto, signor Wayne. È un modello unico.
punto di ancoraggio è fissato al muro. Non posso spostarlo con la Batmobile, ma forse reggerà il suo peso. Ci guarda, Batman, da Metropolis a Kisto. Daremo loro un bello spettacolo. Oracle, l'antenna radio è di nuovo in funzione. Bene, mi sto collegando. Ho appena parlato con Robin. Dovresti farlo anche tu. Bruce, hai bisogno di me. Insieme troveremo lo spaventapasseri. Quello che stai facendo è più importante, Tim. Può aspettare, lascia che ti aiuti. Ho tutto sotto controllo. Va bene. Senti, prova a farti vivo ogni tanto. Siamo un duo, ricordi? Vuole solo essere d'aiuto. È pronta l'antenna? Sì, ma ci servirà una torre a microonde per triangolare la posizione di Crane. Ce n'è una alla Falcone Shipping di Coldron. L'ho segnata sulla mappa. Grazie, Oracle. La Batmobile alimenta l'antenna. Non posso usarla ora. Una volta ho incontrato Batman. Gli ha spezzato un braccio. Ma per come la vedo io, un fulmine non colpisce mai due volte nello stesso punto. Non mi metto con Crane, io. Mi piace lavorare per due facce. Metà delle volte, almeno. Perdendo tempo, abbiamo una città da razziare e siamo qui a fare la guardia a una specie di antenna. Gli uomini dello spaventapasseri sorvegliano l'antenna. Devo valutare la minaccia e pianificare l'attacco. Dovesse accadere, tutta l'operazione. 5 soldati, tutti armati. Se mi vedono, uccideranno l'ostaggio. Nel caso saltasse fuori base. Se riesco a separarli, saranno più facili da eliminare. Passeri dice di sì. Per me è paranoico, avrà sniffato quel suo gas una volta di dro. E andresti mai a dirglielo in faccia? Scherzi, quello non riesco neanche a guardarlo. Avete sentito? Laggiù c'è qualcuno. Voi due, andate a vedere. La porta rimane chiusa. Non corriamo rischi. Ok, capo. Non possiamo mandare qua, capito? Non riuscirà
a entrare qui. Stiamo sorvegliando tutto. Restate calmi. Altri tre soldati all'interno. Pensano di essere al sicuro se restano insieme. Lucius, i sequestratori hanno un ostaggio. Sono tre armati. Devo neutralizzarli prima che possano reagire. È pronta? Placche flessibili su base magneto-orologica corazzata. Sarà più veloce, più potente e direi ancora più spaventoso. Mandala, Lucius. Ora. È già in volo, signor Wayne. Signor Wayne, lasci che le spieghi. Gli strati interni ed esterni della tuta hanno una copertura in titanio a trama tripla, ma il tutto diventa interessante tra uno strato e l'altro. Il fluido magneto-neologico della Wayne Tech si irrigidisce all'impatto, assorbendo i colpi e consentendole di contrattaccare con agio e maggiore forza. La corazza liquida è anche più flessibile di quella in fibre a cui è abituato. Con tutta questa manovrabilità riuscirà a colpire avversari multipli in rapida successione. La tuta è compatibile anche con il meccanismo di eiezione della Batmobile. Balzerà fuori come un proiettile da un mitragliatore. A tal proposito, il nuovo spararampino la lancerà in aria altrettanto velocemente. Niente paura, signor Wayne. La tuta può assorbire i G. Come si trova, signor Wayne? Ho attivato i programmi di addestramento RA se vuole fare qualche controllo oppure esercitarsi. Tre uomini armati, un ostaggio. È ora di testare questa tuta. Che cosa diavolo era? Chiamerai rinforzi? Che cosa succede? Zitto! Se voglio prenderli di sorpresa, dovrò entrare in un altro modo. La nuova tuta è più flessibile e reattiva. Avvicinandomi senza farmi scoprire, posso prenderli alla sprovvista ed eliminarli in un batter d'occhio mentre si sparge il panico. Aiuto! Cavolo! Gli avevano detto che eri veloce, ma abbattere tre uomini armati così è incredibile. Ora sei al sicuro. Manderò qualcuno a prenderti. Grazie. Dimmi che troverai quel bastardo. Quel figlio di puttana è da rinchiudere. Oracle, ho collegato la Plink all'antenna a microonde. Perfetto. Ho fatto una chiamata anonima alla polizia. Manderanno qualcuno a prelevare l'ostaggio. Dai, dai, connettiti. Ah, adoro la tuta. Ok, entrambe le torri sono operative. Cerchiamo lo spaventapasseri. Devo usare entrambe le antenne per individuare le frequenze radio e a microonde in tutta Gotham.
Se trovo entrambe le frequenze nello stesso punto, saprò dove lo spaventapasseri produce la sua tossina. Le frequenze radio e a microonde indicano la Ace Chemicals. È lì che lo spaventapasseri produce la tossina. Jim, ho trovato la tossina alla Ace Chemicals. Lì troveremo lo spaventapasseri. Impossibile. Ho lasciato lì una squadra dall'inizio dell'evacuazione, come avevi chiesto. Crane deve averli corrotti. O peggio. Sono in zona, raduno i miei uomini e procedo. Aspettami prima di agire, Jim. Sto arrivando. Solo mattone di questa città schifosa. Siamo in 10 per ogni sbirro. Si pentiranno di non essersene andati con gli altri.